Allora, Goodman è un personaggio alquanto strano e anche alquanto originale, anarchico, omosessuale, renitente alla leva, chi più ne ha più ne metta, e nel corso degli anni matura con la tradizione anarchica un rapporto piuttosto critico, nel senso che fa meno di concetti chiave dell'anarchismo che fino a quel momento caratterizzano appunto la tradizione, come per esempio la rivoluzione, la prospettiva di mutare totalmente la società alle radici, e si approccia invece al tema come un gradualista, ripeto, renitente alla leva, omosessuale eccetera, un uomo che cerca di trovare dei modi in cui nella vita quotidiana si possa vivere l'anarchia, e lo fa tendendo a concettualizzare il mondo del tardo capitalismo come un mondo permeabile, cioè come un mondo in cui ci sono degli spazi di libertà per gli anarchici. Goodman sostiene che sia possibile all'interno di quel mondo ritagliarsi degli spazi per un'azione libertaria, per costruire comunità alternative, ma soprattutto per vivere da anarchici, nel senso di vivere in modo da poter esercitare la propria libertà, la propria autonomia a livello del quotidiano. Quindi sostiene che appunto lui comincia, diciamo così, a riflettere sull'anarchia da renitente alla leva nel corso degli anni 40, e la sua risposta è che noi possiamo in ogni modo comportarci nella società del tardo capitalismo come se fosse una società naturale, cioè possiamo comportarci, dobbiamo sempre comportarci in modo da dare la preminenza alle nostre scelte, alla nostra volontà di autonomia, e quindi renitente alla leva, mi rifiuto di prestare servizio nell'esercito, mi rifiuto di pagare le tasse, esercitare una forma di rifiuto che nel contempo però sia anche una forma di costruzione di una comunità di libertari, di gente che vive un comune sentire, di fratrie, di piccoli gruppi che vivono al loro interno come se vivessero una società naturale libera e non come se vivessero all'interno di una società capitalista. È insomma un modo gradualista di porsi di fronte al problema di come fare per raggiungere una società libera. È ovvio, il grande progetto, quello che sottostà, diciamo così, all'idea, a questa idea di Goodman, il grande progetto è quello di aumentare questi spazi di autonomia e libertà fino al punto tale da sostituire completamente la società capitalista. Non è quello che Goodman si propone davvero di fare, quello che lui intende in sostanza valorizzare è l'approccio individuale. Comportiamoci sempre come se fosse possibile in questo momento vivere da liberi ed autonomi.